fosse la linea più forte, lo regoliamo un po' più basso. Com'è la linea dietro il fondo? Va bene dietro? Va bene. Buonasera, Salarino Casilio del MAT, Museo dell'Alto Tavoliere, per questo incontro con la città voluto dall'amministrazione comunale di San Severo a seguito anche della conferenza stampa che c'è stata soltanto poche settimane fa e che naturalmente riguarda naturalmente l'impianto di compostaggio che dovrà sorgere nel territorio di San Severo, precisamente lungo la strada statale 16, nella località e nel luogo che ha ospitato per oltre un ventennio l'ex Safab o ex Safab, un impianto, un'azienda cara a molti sanseveresi che vi hanno lavorato lì per quasi 20 anni. Io ho un ritorno un po' alto, però forse dell'audio, se riusciamo un pochino a moderarlo bene. Grazie. Dicevo, un incontro con la città voluto dall'amministrazione comunale, saluto subito il sindaco di San Severo, l'avvocato Francesco Miglio, un saluto anche all'architetto Stefano Piscotti, dirigente del settore ambiente della provincia di Foggia, tra poco ci raggiungerà anche l'avvocato Gianfranco Grandagliano, agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. Il nostro saluto anche ai rappresentanti della SACEMI, l'ingegner Pietro Esposto, l'ingegner Sofia Fiorani, rappresentante della società di progettazione CGA, ed ancora all'ingegner Luigi Masciotta, che è il riferimento della proprietà della SACEMI, è qui presente. Direi di aprire subito con l'intervento dell'architetto Stefano Piscotti, il microfono è anche di là e sentiamo il dirigente della provincia. Allora, grazie per avermi chiamato, è sempre un momento importante quello nel quale si comunica alla città quello che è l'operato degli uffici. Probabilmente mi dilungo un pochettino, Presidente, perché credo che l'attenzione stasera sia prevalentemente focalizzata sull'aspetto procedurale e sugli aspetti tecnici che ci hanno condotto fino a qui. Quindi, giustamente mi sento di impegnare un po' più di tempo rispetto al fatto che la Regione, secondo me giustamente, ha comunicato la sua terzietà rispetto al procedimento e giustamente anche la parte politica del mio ente definisce il procedimento sotto l'aspetto puramente tecnico. La questione strategico-politica non attiene al procedimento che abbiamo condotto sin qui. Quindi mi scuserete se farò una cronistoria della vicenda, probabilmente facendo delle clamorosissime omissioni, ma cercherò di essere abbastanza preciso nel leggere in qualche caso anche degli appunti che mi sono portato per non essere impreciso. Io partirei dalla cronaca, una cronaca lunga che non so se riuscirò a sintetizzare in qualche minuto, perché è un procedimento che è durato 3 anni. Nasce nel 2014 con l'istanza presentata dalla società ormai 3 anni fa, alla quale istanza, proposta a luglio del 2014, è seguito un avvio del procedimento a settembre del 2014 e alla quale avvio del procedimento è seguito una prima conferenza di servizio. La quale conferenza di servizi è stata condotta dal mio predecessore, il dottor Giovanni Dattoli, che vanta un'esperienza di gran lunga superiore e di gran lunga più forte di quella mia che ho potuto maturare negli ultimi 2 anni. In ogni caso, il racconto è questo. Nella prima conferenza di servizi si prende atto del progetto presentato, già vengono fatti dei primi rilievi sotto gli aspetti che poi sono stati il filo conduttore di tutto il procedimento, cioè gli aspetti localizzativi, le tecniche realizzative dell'impianto e le eventuali sovrapposizioni con l'esistente. Mi ricordo il comunicato della Regione nel quale si fa riferimento alla attinenza, alla relazione con il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. Già in quella sede comunque un richiamo è stato fatto, attenzione, guardiamo al piano, ed era
un richiamo persino pleonastico, considerando che quello è il quadro di riferimento al quale tutti noi dobbiamo guardare quando dobbiamo valutare questa tipologia di impianti. Immagino che questo riferimento fosse riferito agli aspetti localizzativi che sono ben definiti nel piano, ma non escludo il fatto che anche nella seconda conferenza di servizi, e sono già due, che si è tenuta il 13 novembre del 2014, si fa comunque un cenno marginale, se vogliamo, a verificare la coerenza con il piano di gestione dei rifiuti regionale anche negli aspetti che riguardavano l'evidenza che c'era una proposta di farmi il piatto pubblico, e su questo poi magari ci torniamo. Nel frattempo acquisiamo i pareri, per esempio, dell'autorità di bacino, che a questo punto tra gli aspetti critici diventa determinante, perché, come vedremo nel corso del mio breve racconto, uno degli aspetti era anche che l'impianto si andava a realizzare in una zona con bassa pericolosità idraulica, comunque un vincolo per quanto tenue da osservare e da rispettare. Nel frattempo, comunque, già in questa seconda conferenza di servizi la società si presenta con un parere favorevole dell'autorità di bacino sotto gli aspetti del rischio idraulico e dell'impatto sul sistema idraulico. A valle di questa, anche del cambio di denominazione della società, che da Gesafin diventa Sagedil, ma ripeto, ometterò molti particolari, nel frattempo mi sono insediato io nei primi periodi del 2015 e la prima azione che doverosamente dovevo mettere in atto era l'acquisizione del parere del comitato via provinciale, il quale parere del comitato via provinciale ovviamente ha fatto riferimento a tutti gli aspetti, presumibilmente tutti gli aspetti che attengono agli impatti sul sistema ambientale, e per non elencarli tutti faccio una sintesi che sostanzialmente punta a questi fattori. Il primo: la società voleva realizzare l'impianto utilizzando i volumi esistenti. Questi volumi esistenti, in particolare quello più importante, abbiamo verificato insistere sull'area buffer del tratturo Reggio Aquila Foggia, che coincide con la statale 16, sostanzialmente. Questo è un aspetto che dichiara abbastanza, mette in evidenza un fattore escludente, cioè a guardare le norme del piano territoriale paesistico regionale, in questo contesto dichiara non ammissibili la realizzazione e ampliamenti di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue. Già di per sé questo semplice aspetto è bastato per orientare il parere del comitato verso una soluzione non positiva. A questa si aggiungeva comunque l'evidenza della bassa pericolosità idraulica, c'erano delle imprecisioni sugli impatti acustici, anche la componente chimico-impiantistica presentava delle precisazioni da acquisire, e via discorrendo. Tutto ciò, anche verificando l'eventualità di realizzarsi di impatti cumulativi con impianti esistenti, e poi vedremo eventualmente questo cumulo come eventualmente si possa realizzare, considerando che, signori, qua stiamo parlando di un impianto di compostaggio la cui presumibile criticità è solo riguardante gli aspetti d'origine, perché tutto il resto è stato ampiamente esplorato, non ci può essere, salvo cattive gestioni, impatti diversi. Quindi anche un breve cenno sugli aspetti della viabilità che andavano corretti. Il primo parere del comitato via provinciale, rilasciato il
Il 3 marzo 2016 si concludeva con un parere non favorevole. Si è tenuta a valle di questo parere non favorevole, così come prescritto, si acquisisce il parere, questo parere lo si allega alla convocazione della conferenza di servizi e questo parere diventa poi l'oggetto che la provincia conferisce alla conferenza di servizi. In questa prima conferenza di servizi emerge la volontà della società di assumere una posizione totalmente diversa rispetto al parere negativo, ovvero dichiara la disponibilità a traslare il progetto dell'impianto, considerando che l'impatto prevalente che ne dichiarava la esclusione era quello di insistere su un'area buffer del tratturo, che sembra una sciocchezza, ma non è una sciocchezza, cioè quello, per quanto impegnato da una strada statale, è pur sempre il retaggio importante di un tratturo regio del sistema della transumanza, e il piano EPPDR regionale ne garantisce la tutela per le parti non ancora compromesse e in più indica una fascia di rispetto di 100 metri. Allora la società dice: io sono disposto a spostarmi. Nel frattempo, in quella stessa seduta si rileva che ancora mancavano i pareri dell'ARPA e della sovrintendenza. Più tardi, perché la sovrintendenza a volte non ha la tempestività richiesta per le conferenze di servizi, in ogni caso la sovrintendenza fa pervenire il proprio parere di competenza, che risulta comunque favorevole. Attenzione, la sovrintendenza in questo caso ha un ruolo marginale, perché l'area buffer del tratturo non è un bene paesaggistico di primario livello, per cui la competenza, la tutela è della sovrintendenza, perché è un ulteriore contesto paesaggistico la cui tutela e la valutazione degli interventi in quell'ambito sono di competenza della provincia. In ogni caso, la sovrintendenza convocata rilascia un parere favorevole con una tenue prescrizione. Allora, di fronte a questa nuova soluzione progettuale, riconvochiamo il comitato VIA. Non la faccio lunga. Il comitato VIA, analizzate le modifiche che a questo punto io ritengo sostanziali per due aspetti principali. Il primo: non utilizziamo più i volumi esistenti, quindi fabbricati fatiscenti, che non garantivano la tenuta che deve essere assolutamente garantita quando si tratta di fare questo tipo di lavorazione, perché il problema è che non devono fuoriuscire i miasmi dell'attività, che non tratta più i vani ovviamente. Quindi il problema c'è e va confinato secondo le modalità tecniche ormai riconosciute e riconoscibili. Quindi la criticità primaria era: l'impianto non può realizzarsi in un capannone esistente che ha una criticità dal punto di vista strutturale evidente, non solo sotto l'aspetto della tenuta, ma anche sotto l'aspetto della tenuta antisismica. Allora, di fronte alla proposta nuova della società, che dice: io non solo taglio, ma addirittura arriverò a demolire il vecchio capannone, ne costruisco uno nuovo che ha tutti i requisiti tecnico-strutturali per ospitare questa lavorazione, viene rimosso l'elemento più importante, il doppio elemento importante: l'insistenza sull'area tutelata e l'aspetto tecnico-strutturale dell'impianto, che punta molto al contenitore dove si realizza l'attività. Quindi ve la faccio breve: analizzate tutte queste nuove varianti che attengono anche alle elaborazioni, perché ovviamente cambiando il layout dell'impianto cambia anche la modalità con la quale tu ti accingi a fare quelle elaborazioni. Quindi alla fine della fiera, considerando anche che sotto l'aspetto dell'impatto sul sistema idraulico abbiamo anche prescritto di alzarsi con il nuovo impianto ad un livello tale da non essere sottoposto rispetto alla quota della statale 16, il comitato ha ritenuto che
con questa nuova radicale trasformazione della proposta, l'impianto potesse acquisire un parere europeo. Allora, guardate, segue una quarta conferenza di servizi nella quale si dà atto di questa nuova variazione, si riacquisiscono i pareri ARPA della sovrintendenza e tutti i soggetti devono esprimere pareri sensibili, ma non vi nascondo che per me è dirimente il parere dell'ARPA, cioè nel momento in cui l'ARPA valuta gli aspetti tecnico-strutturali e l'impatto sul sistema ambientale e l'ARPA mi dice con queste modifiche o così com'è o con queste prescrizioni l'impianto funziona, io anche all'opposto, se il comitato via mi dicesse sì e l'ARPA dice di no, io concluderei il procedimento con un parere negativo. Questo io l'ho sottoscritto. Non era il caso perché l'ARPA a sua volta, valutando la nuova configurazione, ha rilasciato parere positivo con le prescrizioni che attengono soprattutto al monitoraggio, perché guardate, a me piacerebbe avere la facoltà, utilizzo una metafora, di non dare la patente a qualcuno presumendo che utilizzi la macchina per andare a fare una rapina. Magari io potessi fare questa cosa qui, mi toglierei un sacco di problemi. Noi dobbiamo invece valutare le questioni tecniche e dobbiamo valutarle nella presunzione che le operazioni seguenti all'autorizzazione vengono svolte secondo le modalità tecniche indicate nell'autorizzazione. E queste modalità tecniche indicate nell'autorizzazione attengono quasi esclusivamente, in maniera molto puntuale, molto precisa, al sistema di monitoraggio. Cioè non ci sarà nessuna possibilità, con anche le nuove tecniche che si possono utilizzare, che in qualche caso molto banalmente si chiamano nasi elettronici, anche l'eventuale interferenza, eventuale ipotetica interferenza con altre attività più o meno similari, è possibile anche riconoscere da quale soggetto, da quale sorgente proviene l'eventuale impatto. Perché anche qui andiamo avanti, laddove si dovesse manifestare un eventuale impatto, i sistemi di controllo, di riesame, e l'opportunità di adottare tutte le correzioni utili e anche le sanzioni utili fino alla chiusura sono tutte nelle mani della parte pubblica. Quindi nulla è scolpito sulla pietra o sul granito, questa è carta che può essere completamente rivista nel momento in cui o cambiano le migliori tecniche disponibili o cambia il contesto o cambia la situazione di fatto che i soggetti competenti, non escluso il sindaco, può richiamare nel caso in cui voglia riesaminare l'autorizzazione, che in questo caso è autorizzazione integrata ambientale. Vi risparmio le prescrizioni che sono state rilasciate i piccoli commenti che ho fatto in questa fase, cioè l'enorme potere e competenza che ha l'ente pubblico nel comprimere eventuali comportamenti non conformi all'autorizzazione. Quindi io da questo punto di vista mi sentirei molto più tranquillo, questo lo dico, a subire il peso di un'autorizzazione faticosamente rilasciata, ma assumendosi delle responsabilità come ente pubblico, piuttosto che fare questo gesto che spesso si fa anche tra soggetti pubblici, nel senso che o te la vedi tu oppure è meglio non sapere. E non è che siamo lontani da casi nei quali, mi riferisco per esempio alla discarica di Passo Briciolo, dove ancora oggi il commissario magari mi smentirà, non si sa bene con quali autorizzazioni, se non atti di commissariali, non lo sa, visto? Quindi, ebbene, io lo ripeto, quindi cos'è meglio? Lasciare che il mondo vada per i fatti suoi e poi dover bonificare, perché a questo siamo arrivati e a questo arriveremo, oppure cercare di controllare a monte
tutte le questioni che attengono agli impatti presumibili sull'ambiente e quindi assumersi anche le responsabilità di rilasciare l'autorizzazione, ma confinata dentro regole precise, perché è nell'imprecisione che sguazza il malaffare. E scusate se dico, utilizzo questa parola, laddove il malaffare esistesse, perché io non ho prove che questo malaffare esista. Lasciatemi aggiungere alla verifica di coerenza che comunque è stata fatta in sede autorizzativa rispetto alle questioni localizzative, che non solo noi dovevamo guardare il piano, il tanto evocato piano regionale, per gli aspetti negativi, ma dobbiamo guardare anche quelli che dicono che orientano. E perché non dobbiamo vedere che è vincolante addirittura che questo tipo di impianti, sto citando le regole sulla localizzazione degli impianti di compostaggio del piano regionale di tutti i soliti urbani, che dice che sotto gli aspetti strategici questo tipo di impianti è vincolante che vada in aree produttive, è preferenziale che vada in aree industriali dismesse, è preferenziale che sia baricentrico rispetto al bacino ed è preferenziale rispetto all'accessibilità. Perché? Vabbè ragazzi, poi su questo poi parliamo, tanto qui oggi potete lanciare tutte le frecce che volete, non c'è problema. Noi siamo qui oggi esposti a tutte le vostre considerazioni, non c'è problema. Va bene? Io ho tralasciato di dire che spero che in quest'Aula non serpeggi neanche lontanamente il dubbio sulla condotta etica della procedura, perché laddove serpeggiasse questa cosa io non sarei manco qui a parlare. Mi lasciate fare ancora qualche commento che vi regalo in maniera molto veloce. Per esempio, ho sentito dire conferenza pubblica, a parte che, per carità, io sono molto contento quando queste esperienze che hanno anche un peso personale, e non è in questo caso che parlo, perché nel nostro settore hai di fronte questioni che davvero sono di una certa importanza, ma l'evocata istruttoria pubblica, conferenza pubblica. Mi dispiace che questa circostanza si realizzi 4 mesi dopo che abbiamo rilasciato l'autorizzazione. Mi dispiace anche che si sia evocata questa mancanza, presunta omissione, considerando che io, Presidente, mi posso arrogare il diritto di dire che è un po' è merito anche mio se a partire da un anno e mezzo tutte le procedure ambientali, nel momento in cui tu mi hai conferito, punendomi la responsabilità all'ambiente, io le ho rese tutte trasparenti. Cioè ho tirato fuori dagli archivi, dagli armadi tutte le pratiche esistenti e le ho inserite nel portale, nello sportello telematico unificato della provincia di Foggia, che per merito nostro è stato attivato 3 anni fa, e dal momento in cui mi sono insediato tutta la carta l'ho trasformata in digitale e tutte le pratiche esistenti sono state pubblicate. Mi dispiace che questa pubblicazione non ha avuto la giusta comunicazione, perché l'obiettivo era esattamente quello: guardate cosa stiamo valutando e se avete qualcosa da dire ditelo, perché questo era l'obiettivo di rendere trasparente tutto ciò che noi facciamo. E guardate che ancora adesso è così, quindi chiunque è interessato a vedere Biscotti cosa fa nella torre d'avorio, andate sul sito, guardate, ci sono protocolli, non solo ci sono i progetti, ma c'è anche il carteggio che intercorre fra l'amministrazione e il proponente, quindi c'è tutto, non manca nulla. Ora, io sarei stato il primo sul sportello telematico unificato della provincia, quindi provincia. Ora, io sarei stato ben felice che il comitato che si è costituito contro l'ecomostro
si fosse costituito in quella circostanza, perché noi siamo favorevoli ad acquisire contributi. Noi non vogliamo essere in solitudine quando valutiamo. Tutti i soggetti che possono dare un contributo utile alle valutazioni e anche a dare informazioni che probabilmente nel corso del procedimento possono anche sfuggire, magari. Detto questo, però, devo dire che purtroppo, malgrado la volontà potesse anche essere espressa, i margini per fare proprio istituzionalmente la conferenza pubblica erano abbondantemente scaduti da 2 anni. E se io avessi indetto una conferenza istruttoria pubblica ai sensi della 11/2001, subito sarebbe piombato l'avvocato Matte la Pesca e mi avrebbe detto: mando vai, stai facendo un atto illegittimo. Questo per informazione, ma questo non significa sfuggire al confronto. Mi dispiace che questo confronto sembra animarsi nel momento in cui tutto ciò prende una strada più concreta. Bomba ecologica è stata, io ho letto così, io non leggo i giornali, non vedo i cosi, perché più leggo e più mi intristisco, perché dico: madonna quanto è brutto il mestiere che faccio. Però bomba ecologica, allora mi sono chiesto, ma non è che per caso abbiamo letto male il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani? Allora, Dio buono, me lo sono andato a vedere. Bomba ecologica, analisi degli obiettivi, impiantistica per il trattamento della frazione organica, piano regionale, a cui i comunicati fanno riferimento, poi qui il commissario ci darà un punto su questa questione. Leggo testualmente: l'obiettivo del piano è per il trattamento della frazione raccolta in maniera differenziata al fine di valorizzare la frazione organica prodotta in Puglia, trasformandola in compost utilizzabile come ammendante in primis sui suoli della stessa regione. Questa è la strategia del piano. Vi risparmio che lo scenario 1 e lo scenario 2 dice: sarebbe meglio che facessimo la trasformazione degli impianti di biostabilizzazione in compostaggio, oppure li realizziamo ex novo. Si dice anche: quando produce ammendante di qualità attraverso questo tipo di impianti, il contributo, leggo testualmente, il contributo ambientale positivo dell'impiego della fertilizzazione organica, oltre all'effetto diretto sul sequestro di carbonio nel suolo, consente dei vantaggi indiretti, quali sostituzione parziale della concimazione chimica, miglioramento della lavorabilità del suolo, maggiore ritenzione idrica, diminuzione dei fenomeni erosivi. Questo lo dice il piano. Allora segue l'analisi impiantistica, e qui veniamo probabilmente ai nodi, no? L'analisi impiantistica dice, naturalmente l'analisi si fa su tutto il territorio regionale, traducendo quello che viene censito in provincia di Foggia: sono presenti 3 impianti privati nella provincia di Taranto, uno nella provincia di Bari, uno nella provincia di Foggia, che di fatto non è mai stato preso in considerazione nella gestione della FORSU a seguito di originaria autorizzazione non comprensiva dei codici CER dedicati e successivamente perché oggetto di diversi sequestri da parte della magistratura. Cioè esiste, cioè, ma noi non lo guardiamo perché per noi è come se non ci fosse. Però c'è. Vabbè, su questo poi faccio un piccolo appunto. Da questo arrivo in 5 minuti alla conclusione. Si traduce questo censimento in una necessità di trattare un certo quantitativo di rifiuti che per la provincia di Foggia dovrebbe essere 566.000 tonnellate all'anno. Anzi, questo è sempre censimento, l'autorizzato è 566.000 impianti sulla carta, il commissario poi ci darà maggiori informazioni, mentre quello trattato secondo il piano sarebbe 220.000 tonnellate. Però ragazzi, come fate a finire? Perché tanto io ho quasi finito. Quindi, alla luce di questa valutazione sullo stato di fatto, comunque mettendo insieme una serie di parametri,
il piano si conclude dicendo che complessivamente il totale dell'esigenza di compostaggio nella regione è 524.000 tonnellate, di cui 80.000 tonnellate devono essere trattate in provincia di Foggia. Scusate se insisto, ma a me mi sembra tutto una bella teoria che si traduce anche con una bella visione strategica che dice di queste 80.000 tonnellate 30.000 le facciamo trattare a Manfredonia, 30.000, 20.000 le facciamo trattare a Cerignola, 10.000 c'è un impianto esistente a Deliceto e San Severo 20.000, attività pubblica. E io sono il primo che se mi si venite a dire lo facciamo ora, bene. Aspettate, scusate, però mi fate finire, scusate. Allora, questo è il piano che parrebbe nessuno di noi ha guardato. Allora, traggo io le stesse conclusioni che trae il piano regionale. Guardate, le sottolineature sono gialle, non sono appunti miei, io sto leggendo, perché mi è venuto il dubbio che davvero non avevo letto bene il piano. Allora, il piano dice: i fattori che possono influenzare le scelte da adottare in merito al trattamento dell'organico sono essenzialmente di carattere tecnico, economico ed ambientale. È di tutta evidenza che la potenziale riconversione degli impianti di biostabilizzazione in impianti di compostaggio, ove tecnicamente possibile, garantisce vantaggi di tipo economico per almeno due ragioni. Uno, perché diventa vantaggioso convertire impianti esistenti. L'altro, perché richiede tempi più brevi. Commento: questo però potrebbe di fatto drogare il mercato che è in regime di libera concorrenza e creare disuguaglianze tariffarie sul territorio. Io sto leggendo, signori, non sto inventando, io sto guardando il piano regionale di gestione di rifiuti urbani della regione che è in corso di rielaborazione. Quindi la realizzazione di nuovi impianti favorirebbe, commento, l'aumento della concorrenza in regime libero mercato, l'efficienza impiantistica determinata dalla realizzazione di impianti dedicati di nuova generazione. Aspetti, finisco. In ogni caso, ai sensi della legge 24/2012, è compito dell'organo di governo dell'Alto scegliere con apposito provvedimento le soluzioni più idonee rispetto al contesto territoriale specifico. Allora, la legge regionale 4 agosto 2016 numero 20, la legge 24/2012 che diceva questo, gli ATO devono fare queste scelte, ha fatto una cosa facile: l'ambito territoriale ottimale viene individuato nell'intero territorio regionale. Purtroppo, e lo dico, spero di non interpretare malamente il pensiero, il responsabile di questo nuovo ATO è l'avvocato Grandaliano. E quindi tutta sta bella farina è nel suo sacco in questo momento, e francamente non li invidio, anche perché ferme restando le attribuzioni per diversi enti territoriali eccetera 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 eccetera, in caso di impossibilità di realizzare l'autosufficienza del trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per insufficienza o indisponibilità momentanea degli impianti pubblici dedicati, può prevedere l'ATO il ricorso ad accordi per utilizzo di impianti privati operati sul territorio regionale in forza dei provvedimenti autorizzativi ritenuti validi. Sì, testualmente. Eccetera. Poi, per fortuna, si dice anche che siccome noi, e secondo me legittimamente, la Regione ha detto: ragazzi, toglietevi da davanti, sono io che adesso faccio la pianificazione regionale, perché l'esperienza degli altri è stata fallimentare, non siete riusciti a realizzare una stupida impianto da nessuna parte per questioni le più varie, adesso me la vedo io e faccio io la pianificazione, secondo me correttamente. Ora, scusate, la paventata incoerenza del nostro provvedimento con il piano regionale di gestione per gli aspetti che riguardano gli impianti di compostaggio. Due sono i casi: o è libero mercato, oppure qualcuno mi deve dire, e qui oltre che il commissario esperto in materia
specifica e anche un raffinato giurista in materia ambientale, se qualcuno mi dice, guardate, l'atto è impugnabile perché ci sono profili di illegittimità, perché una relazione scorretta con il piano regionale, Dio buono, ci sono milioni di strumenti per rendere quell'atto inutile. Dopodiché, però, lasciatemi dire il mio pensiero, che è questo. Io ritengo che invece questo riferimento al piano regionale non sia così prescrittivo, perché non si può comprimere, i limiti non possono essere imposti sotto l'aspetto dei quantitativi o sotto l'aspetto di una regola spuria che si può ingiungere a un'attività imprenditoriale, perché di questo si tratta. Lo Stato ritiene i rifiuti un prodotto, così come ritiene una buona pratica la realizzazione degli impianti eolici. Noi siamo pieni di impianti eolici, ma il profilo imprenditoriale che ha dato il governo a questa attività è di gran lunga superiore alle esigenze della tutela del paesaggio, e io mi ci scontro tutti i giorni con questa cosa qui. Quindi guardate, spero, presumo che con questa nuova formula di gestione dei rifiuti a livello regionale si possano dettare delle regole più stringenti per consentire anche a noi valutatori periferici di avere delle norme anche più stringenti che possiamo applicare in maniera rigorosa. Anche più noi vogliamo essere aiutati, e io spero sempre che il Presidente mi faccia il regalo di rimuovermi dalla competenza che io lo spero ancora veramente che mi destini ad altro incarico. Ma se non mi premia, mi ritiene ancora meritevole di questa punizione, io anticipo che noi come provincia noi suggeriremo di utilizzare tutte le funzioni ancora destinate alla provincia in termini di pianificazione, perché dei margini ci sono, per rendere eventualmente anche più stringenti, più regolative, più conformi al territorio la modalità attraverso le quali si devono realizzare gli impianti sul nostro territorio. Quindi probabilmente, sempre che il Presidente non mi fa questo regalo, noi prossimamente ci accingeremo anche ad affrontare il tema di una pianificazione provinciale sul tema della localizzazione degli impianti che trattano rifiuti. Io avrei finito. Grazie.